Buonasera. Allora, io in realtà avevo preparato un pezzo, ho scritto un pezzo sul coronavirus, ovviamente, no? Però l'ho fatto tre volte, due volte è andata bene, una volta è andata malissimo. Quindi sto cercando di capire cosa c'è che non funziona. Oggi non lo farò quel pezzo. Però ho portato le quattro battute che secondo me gelano il pubblico, che sono un po' cattive, non sono volgari, ve lo dico subito, sono un po' cattive, le capiranno quelli dai 30-40 anni in su, gli altri non le capiscono, i piccolini, quindi non abbiamo problemi. E niente, volevo avere un vostro parere su queste battute, se tenerle, se cambiarle, se è il caso di rivederle, di buttare completamente il pezzo. Allora, prima battuta, si parla di come hanno gestito, è tutto un racconto questo, no? Però io arrivo direttamente al nocciolo. Parlo di come hanno gestito negli altri paesi la questione coronavirus. E quindi inizio a dire, la prima battuta è questa. In Germania... Al terzo giorno avevano già isolato il virus in un ghetto. Quando hai esperienza. Cioè, siamo agli inizi. Seconda battuta. Ancora. Seconda battuta. In Polonia, per convincere gli abitanti a rimanere chiusi in casa durante il lockdown, passavano con i megafoni urlando in tedesco. Passare il livello. Quale livello sale? Polacca. Terza battuta. Questa è un po' più leggera, un po' più stupida. Va a chiudere il cerchio di queste tre. C'è stata solo un po' di confusione ad Amsterdam. A un certo punto non si sapeva più quali erano le zone rosse. Tra zone, quartieri. Tutte curve. Quindi fin qui ci siamo, no? Vanno bene, non so troppo cos'è. Però arriva la quarta, che è la più pesante, forse. Sapete cosa si festeggia in Italia il 2 ottobre? 2 ottobre c'è una festa in Italia. Nessuno? Festa dei nonni, 2 ottobre. Infatti adesso la vogliono spostare al 2 novembre. Quindi è buono, cioè non è, c'è cattiveria, ma insomma non è questo, no? Sono simpatiche. Niente, parlerò dello yoga, che non c'entra niente, questo capitolo chiuso, e via con lo yoga. Allora,